a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica mantella o spolverino che ho deciso di chiamare Sky. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della Leana Mondi a linea alveare, questo bellissimo gomitolone da 200 grammi che misura 520 metri ed è un misto di lana e mohair. È caldissimo e si lavora molto molto bene. Per poter realizzare questo mantellina o spolverino, io ho utilizzato due di questi gomitoli lavorandoli con uncinetto del 4,5. Del secondo me ne è avanzato abbastanza, quindi già vi dico che per una taglia M vi occorrono due gomitoli, per una taglia L vi occorrono invece tre gomitoli e naturalmente potete farla anche più lunga. In questo caso taglia S sempre due gomitoli, taglia M vi consiglio tre gomitoli, taglia L vanno bene tre gomitoli, quindi potete farla ancora più lunga e creare proprio un vero spolverino di quelli lunghi lunghi molto belli che vanno sempre comunque molto di moda. Voglio farvi vedere altri colori che sono a disposizione, in realtà ce ne sono circa 6 che trovate tutti sul mio sito, però io trovo anche questi colori perfetti per poter realizzare questo mantella o spolverino. Il marrone, che è un classico, quindi lo potete abbinare a tantissimi outfit, oppure qualcosa di un po' più romantico come questo bellissimo sfumato rosa. Ma come vi dicevo, ci sono anche altri colori, ci sono delle tonalità di grigio molto belle e anche qualche altra tonalità di rosa, come se non mi sbaglio, forse l'ho chiamato fragola, in questo momento non mi ricordo. Per quanto riguarda invece la realizzazione, come vi dicevo, io ho utilizzato l'uncinetto 4,5. È una lavorazione top down, si parte dall'alto e si vanno a creare all'inizio tre angoli, due qui laterali e uno dietro. Quindi voi all'inizio, quando andrete a lavorare questa lavorazione in tondo, quindi in alto, vedete appunto tre angoli che poi, una volta che andremo a mettere gli scalfi, in realtà vedrete che se non ci sarà alla fine un angolo solo, che è quello che cioè due angoli che sono quelli laterali, mentre dietro diventerà questa striscia lunga disegnata che richiama le strisce qui sulle maniche. È una cosa per rendere un po' più movimentato appunto questo mantella o spolverino e non dare fare solo esclusivamente la classica maglia alta dappertutto, ma dargli appunto un po' di movimento con queste strisce sia laterale dietro che sulle maniche. Per quanto riguarda gli aumenti, allora io ho continuato poi la lavorazione a fare sempre gli aumenti qui sul lato, anche perché io ho intenzione di legarmi la mia mantellina anche in questa maniera, quindi non fermatevi a fare gli aumenti, ma continuateli se volete farla quindi corta come me, in modo tale da poi chiudervela in vita. Ma anche se la volete fare molto lunga, io direi comunque di continuare a fare gli aumenti, perché così viene comunque bella larga, questo movimento molto fluoso. Quindi vi consiglio di andare, anche quando la fate lunga, di continuare a fare gli aumenti a inizio e a fine giro. Comunque io vi spiegherò tutto durante il video tutorial. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, è molto semplice e va benissimo anche per chi ha le prime armi, quindi se decidete di realizzarla mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio, e noi ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra mantella, io ho deciso di utilizzare il filato dell'alveare, che è questo bellissimo gomitolo con il mohair, e questo è il colore che ho scelto io, il blu. È un blu molto particolare, mi piace tantissimo, però qui abbiamo anche altri colori, come potete vedere il marrone, che ha un po' queste sfumature bianche, o anche il rosa antico. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, io lavorerò con l'uncinetto del 4,5 e ho montato 61 catenelle. Ora non abbiamo un vero e proprio multiplo, a parte dirvi che 15 catenelle serviranno per creare i tre angoli, quindi 5 catenelle per ogni angolo, perché sono tre angoli, 15 catenelle, quindi andiamo a fare tre angoli. Per quanto riguarda le parti, io andrò a dividere in questa maniera le due parti avanti, quindi scusate, non ho la matita, ma per far vedere bene, perché quello in poche parole verrà così. Eccoci, io lavorerò per le due parti dalla fine inizio giro 7 maglie. Avremo i due angoli, poi 16 catenelle, 16 maglie alte nel mio caso, un altro angolo e di nuovo 16 maglie alte. Comunque adesso andremo a vedere bene. Solo che per le taglie più grandi, allora, visto che non c'è un vero e proprio multiplo rispetto alle mie 61 catenelle, per chi ha una taglia M andate ad aumentare di 8 catenelle, in modo tale da mettere poi due maglie alte in più rispetto a me per ogni lato.
Quindi dove io ne metterò 7, voi farete le tre iniziali uguali a me, poi invece di andarne a fare 6 ne farete 8, dove io ne farò 16 voi ne farete 18, quindi l'angolo rimarrà sempre che vi servono 5 catenelle per ogni angolo, però andrete appunto come vi ho detto a mettere 2 maglie alte in più rispetto a me, questo se siete una taglia M e se invece siete una taglia come me e avete un uncinetto più piccolo. Calcolate sempre che dovete andare a mettere qualche maglia in più rispetto a me nei vari lati. I lati sono appunto 4, quindi vi consiglio appunto di calcolare se 2 o 2 o 3 o 4 maglie alte in più per lato. Per una taglia L invece quindi vi consiglio di andare a aumentare di 16 catenelle in modo tale che rispetto a me per ogni lato avrete 4 maglie alte in più, quindi 4, 8, 12, 16. Detto ciò, quindi possiamo iniziare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella, nella prima catenella e vado a fare altre 2 maglie alte, una e rientro 2. E adesso vado a lavorare un totale di 6 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due, tre, quattro, cinque e 6. Mi raccomando, per chi ha messo le catenelle in più, vado a mettere le maglie alte come ci siamo dette. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e adesso vado a fare 16 maglie alte, una in ogni catenella. Mi raccomando, chi ha messo le catenelle in più, se ne avete messe 8, andate a fare 2 maglie alte in più, se ne avete messe 18 e 16, andate a fare 4 maglie alte in più. Quindi io continuo adesso a lavorare facendo 16 maglie alte e poi vi farò vedere come andare a continuare la lavorazione. Ho realizzato le 16 catenelle, vado a fare il mio secondo angolo, quindi catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle e di nuovo vado a fare 16 maglie alte. Mi raccomando, come sempre, per chi ha messo le catenelle in più, vado a mettere quante maglie alte servono appunto per il numero di catenelle che andate ad aggiungere. Quindi io continuo in questa maniera lavorando di nuovo 16 maglie alte. Ho realizzato le mie 16 maglie alte, catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, adesso devo andare a fare di nuovo le mie 6 maglie alte. Quindi salto le 2 maglie alte, vado a fare le 2 catenelle, vado a fare 6 maglie alte, una, 2, 3, 4, 5 e 6. Vado nell'ultima catenella e vado a realizzare le mie, scusate, non riesco a entrare con, ok, e vado a realizzare le mie 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Abbiamo così terminato il nostro giro base. Quindi ci troviamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro primo giro, che è il giro che faremo sempre, e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro nella prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra ciascuna delle altre maglie alte, fermandosi prima dell'ultima. Quindi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera. Quindi maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla penultima maglia alta. Nell'ultima maglia alta, invece di maglie alte, ne andiamo a fare 2, quindi una
rientro 2. Catenella di separazione, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, una, due. E adesso vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla penultima maglia alta. Quindi continuo a lavorare facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta, sono arrivata all'ultima maglia alta e vado a fare di nuovo 2 maglie alte, una. E rientro 2. Catenella di separazione, archetto di una catenella del ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, di nuovo vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una, due. E di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla penultima maglia alta. Una volta arrivati, vi faccio vedere come continuare il nostro primo giro. Sono arrivata alla penultima maglia alta e quindi di nuovo vado a fare 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto del ventaglio e di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, due, una maglia alta sopra ogni maglia alta, fino ad arrivare alla penultima maglia alta. Quindi davvero molto molto semplice. Sto per arrivare dove ho la mia penultima maglia alta. Arrivo, quindi sono arrivata nell'ultima maglia alta e vado a fare le mie 2 maglie alte, una e due, e si ricomincia da capo facendo sempre questo giro. Ora, quindi noi inizieremo facendo sempre 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta e poi il nostro ventaglio, e andremo a fare questi aumenti fino ad arrivare agli scalfi. Mi raccomando, più viene larga meglio è, quindi io non smetterò mai di fare gli aumenti fino ad arrivare ai marcatori. Dovete tenere e considerare una cosa: noi abbiamo questi triangoli, ma in realtà questo sarà la striscia di ventagli che andrà al centro della schiena dietro, mentre queste due sono le strisce che andranno sopra le nostre maniche. Quando andremo a mettere i marcatori, vedrete che noi i marcatori li metteremo contando delle maglie alte dai ventagli, questi laterali, conteremo delle maglie alte qui, delle maglie alte qui, stesso numero. Per fare un esempio, saranno 13 di qua, 13 qua. Uniremo e metteremo il marcatore in modo tale appunto che ad avere la striscia di ventagli che va dietro la schiena e la striscia di ventagli che va sulle maniche. Naturalmente, quando lo dividerò, aiuterò anche a chi le taglie più grandi a dire quante maglie dovrete mettere. Però noi continuiamo in questa maniera, quindi andate a fare sempre gli aumenti fino ad arrivare a poter mettere i marcatori, e io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto questo giro. Allora, io ho fatto 14 giri, quindi dal primo giro in totale ho fatto 14 giri facendo gli aumenti sempre in tutti gli angoli, quindi sia qua dietro che i due di lato. A questo punto posso mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori, io ho piegato, come vedete da questo lato, facendo in modo che al centro qui ci siano i miei angoli 1 e 2, il terzo sta dietro. Dall'angolo sono andata a contare da qui a qui 16 maglie, sia da questo lato che da quest'altro lato, e li ho fermati con un marcatore. Stessa cosa da quest'altro lato, ho contato dal ventaglio a scendere 16 maglie alte, sia avanti che indietro, e ho messo il mio marcatore. Ora, per quanto riguarda le taglie più grandi, come giri di aumenti, io direi che una taglia M deve arrivare almeno a 16, se non anche 17 giri, e che invece di andare a mettere 16 maglie, devi andarle a mettere almeno 19. Quindi mettete 19 maglie di qua e 19 maglie da quest'altra parte. Taglia L invece, come giri arrivate anche, io direi 20 giri.
giri, e qui invece di andare a mettere 19 maglie alte o 16 maglie alte, ne andate a mettere almeno 22, quindi da qui a qui contate, ne mettete 22, da qui a qui anche in questo caso 22. Una volta fatto ciò, naturalmente questo se avete montato il mio stesso numero di maglie. In tal caso, se non l'avete fatto, mi raccomando, dopo aver fatto tipo sempre per una taglia S, potete fare il mio stesso numero di giri, però se avete montato più catenelle, magari vi fermate a un giro in prima di fare il un giro prima di aumenti, mentre dicevo, se avete montato più catenelle, è anche probabile per una taglia più grande comunque che vanno sempre bene fare 17 giri e 20 giri come vi ho detto, però qui magari dovete andare a mettere meno maglie. Vedete un po' come regolarvi, mettete i marcatori per capire come andare a mettere il vostro marcatore, quindi fate delle prove e poi potete continuare a lavorare. Ora, per continuare a lavorare, io quindi lavorerò prima delle maniche il corpo della mia mantella spolverino, e vi dico già che gli aumenti li farò soltanto qui avanti per qualche altro giro, naturalmente poi vi farò sapere quante volte ho fatto il giro con gli aumenti, mentre dietro non lo andrò a fare più. Comunque, quindi possiamo iniziare a fare il nostro giro, quindi io riprendo a lavorare andando a fare le mie 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, rientrando nella stessa catenella di base e andando a fare un'altra maglia alta, e procederò a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al marcatore. Vi farò vedere come passare quindi dal dietro dal davanti al dietro. Come vedete, sono quasi arrivata al mio marcatore, quindi vado a fare l'ultima maglia alta e ho qui il mio marcatore, lo vado a togliere. E vado a fare una maglia alta entrando nella maglia alta dove avevo marcatore sia avanti che dietro, e vado a fare la mia maglia alta. Scusate, ero un po' troppo in alto con la telecamera, quindi ve lo vado a rifare andando più in basso. Prendo il filo, entro nella maglia alta avanti, anche in quella dietro, e vado a fare la mia maglia alta. E quindi di nuovo vado a fare adesso la lavorazione dietro, una maglia alta sopra ogni maglia alta, e continuerò fino ad arrivare all'angolo per farvi vedere come non fare più aumenti. Però voi invece, se volete fare il vostro la vostra mantella larga anche dietro, potete fare gli ulteriori aumenti. Io per il momento preferisco non farli, casomai li farò quando sarò più giù. Per adesso preferisco fare qualche giro con gli aumenti solamente sul davanti, poi vedrò se tornare a fare degli aumenti anche dietro. Quindi per adesso continuo a lavorare, quindi ci vediamo quando siamo al nostro angolo dietro, chiamiamolo ancora angolo, però in realtà adesso è una striscia dietro, e vi farò vedere appunto come fare non fare più aumenti. Quindi sono nella parte dietro, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, non vado a fare la maglia alta sopra l'ultima, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, ma ne lascio una sola. Quindi catenella di separazione, vado dove ho la seconda maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie alte separate da una catenella. Quindi una maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione, e anche qui vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi non faccio più le due maglie iniziali, maglie alte nella maglia alta iniziale, ma direttamente una sola. E adesso continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al secondo marcatore, e di nuovo vi farò vedere come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Ed eccoci qua, stiamo per arrivare al nostro marcatore, quindi andiamo a fare una maglia alta prima, l'ultima maglia alta prima del marcatore, andiamo a togliere il nostro marcatore o marcapunti, come preferite chiamarlo, e andiamo a fare la nostra maglia alta. Quindi io entro, prendo il filo, entro nella maglia alta dietro, prendo anche la maglia alta del davanti e vado a fare una maglia alta.
Quindi adesso di nuovo andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Ricordatevi solo che noi andremo a finire, perché siamo sul davanti, facendo due maglie alte sulla punta del davanti. Quindi continuerò io a lavorare poi sempre in questa maniera, facendo due aumenti sul davanti, sulle due punte avanti, e nessun aumento dietro. E poi naturalmente vi farò sapere quante volte sono andata a ripetere il giro con gli aumenti e poi mi sono fermata sul davanti. Mi dirò anche se a un certo punto ho ricominciato a fare gli aumenti dietro, quindi man mano che procederò alla fine vi farò sapere tutto quanto. Poi vi farò vedere come andare a realizzare la nostra manica. Allora, io ho ripetuto il giro dallo scalfo fino a giù per 19 volte e sono andata sempre a fare l'aumento sia all'inizio che a fine giro, quindi ho sempre fatto l'aumento e come lunghezza per me va più che bene. Adesso quindi possiamo andare a passare a fare la manica. Mi raccomando, per chi lo vuole fare più lungo va a fare sempre più giri, continua sempre a fare gli aumenti laterali, così viene sempre questa sorta poi quando si indossa di linea un po' obliqua, mentre dietro è adesso è dritta, quindi non abbiamo fatto gli aumenti più dietro, ma soltanto a inizio e fine giro. Allora, per lavorare la nostra manica, io lavorerò sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo e ci agganciamo sotto dove abbiamo in corrispondenza la maglia alta lavorata avanti e indietro proprio per poter fare la lavorazione del nostro corpo della maglia. Quindi entriamo in entrambi, quindi sia qui che qui, con l'uncinetto e andiamo a fare le nostre 3 catenelle che equivalgono alla nostra prima maglia alta. Io ho preso il filo e adesso vado a fare le 3 catenelle. E ora lavoro normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi vado a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, quando andate a lavorare la maglia alta, non entrate soltanto qui dove ci sono i due filini, ma entrate nel terzo, quindi entrate più a profondo, in modo tale che la striscia che dobbiamo fare qui non vada poi a spostarsi, ma resti a dritta. Se andate a lavorare invece entrando soltanto sui due filetti, la lavorazione tende a spostarsi. Quindi mi raccomando, entrate più internamente in questa maniera. Quindi continuo, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Non devo andare a fare più aumenti io nella mia manica, quindi continuo a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta, ricordandoci sempre di entrare bene nella maglia alta sottostante, e quindi mi trovo qui. Ecco qua, sto per arrivare dove ho. Avevo, questo era il mio angolo, ma adesso è diventata la striscia della mia manica. Quindi vado a fare l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Non ne vado a fare due perché non devo fare più aumenti, quindi solo una catenella di separazione. Vado nel ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione. Anche in questo caso vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi non vado a fare più aumenti, ma vado a lavorare solamente maglie alte sopra maglie alte, e continuerò a fare questo giro per tutta la lunghezza della mia manica. Naturalmente vi dirò quanto è venuta lunga la mia manica, quindi quanti giri sono andata a fare. Quindi vado a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta. Voglio arrivare alla fine, così vi faccio vedere come andare a chiudere il giro. Quindi continuo a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta. Sto quasi terminando il mio giro. Vedete, io entro sempre all'interno della maglia alta, non nelle due, ed eccoci qua, stiamo per terminare. Quindi vado a fare le mie ultime due maglie alte, ed entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia bassissima.
E poi vado a fare 3 catenelle e si ricomincia dal capo, a lavorare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta e a fare qui il ventaglio dove abbiamo il nostro ventaglio. Io alla fine adesso continuerò, vi dirò alla fine quanti giri ho fatto della manica. Ho terminato la manica e io a questo punto e ho fatto un totale di 27 giri, quindi dallo scalfo fino a giù 27 giri. Come potete vedere, questa è la striscia che viene nella manica in alto, mentre sotto è chiusa. E adesso andrò a fare anche la seconda manica e la mia mantella sarà terminata.